18.57 in questo istante, benvenuti oggi lunedì 15 aprile, nuova puntata di Good Night Milano, l'avete già qui di fianco a me, le ospiti di questa sera sono Isabella Stoppa e Gaia Romani, buonasera, buonasera, benvenute. Buonasera, grazie. Questa sera parliamo di donne, di ragazze che hanno, parliamo di un, prima di tutto di un bel viaggio, che insomma andare a Bruxelles non è mai una brutta esperienza, ma insomma un viaggio che ha fatto tante cose importanti e interessanti e che ha insegnato tanto, perché insomma Isabella e Gaia sono andate al Parlamento Europeo, avete fatto quanti giorni? Quattro giorni di viaggio intensivo, diciamo, su un progetto che appunto ha a che fare con la gender equality. Spiegatemi un po' come funzionava questo progetto e come è stato questo appunto andare da Milano a Bruxelles. Allora, noi siamo state selezionate dal gruppo dei socialisti democratici per andare 4 giorni a Bruxelles a parlare di gender equality. Eravamo insieme a altre 50 ragazze da tutta Europa ed è stato un momento in realtà di confronto. Ci siamo confrontate su quelli che sono i nostri problemi all'interno dello Stato italiano e poi quelli che con noi hanno condiviso sia i loro problemi e poi in realtà quelle che sono le buone pratiche che si possono adottare e perciò diciamo che è stato un momento di confronto, di riflessione, ma soprattutto siamo venuti a conoscenza di una serie di report, di una serie di lavori che stanno facendo lì al Parlamento Europeo. Ricordiamo bene, quando parliamo di gender equality di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di tutti i campi della nostra vita quotidiana e della vita politica del nostro paese, in questo caso dell'Europa, in cui ci sono tutt'oggi delle discriminazioni di genere. Si parla ovviamente di più di discriminazioni di genere nei confronti delle donne e gender equality, quindi si intende che cosa si può fare per abbattere le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella sanità, come sconfiggere il fenomeno del femminicidio, come cercare di fermare e eliminare e ridurre gli stereotipi, tutto quello che può far portare, ben pur riconoscendo le differenze che ci sono tra i sessi, ma arrivare a un livello paritario di opportunità per il futuro. Insomma, dei giorni interessanti, dicevi più di 50 ragazze come voi che si sono avvicendate. Avete fatto degli incontri interessantissimi, avete detto, ad esempio. Sì, allora, un incontro che secondo me vale la pena anche riprendere con voi è quello che abbiamo fatto insieme ad un gruppo di donne che ci hanno raccontato in particolare di un progetto che è nato in Svezia. Esatto. Questo progetto si chiama Reclamera ed è un progetto che permette a tutti noi di segnalare quelle pubblicità che su internet, sui social network, ma anche su Instagram noi consideriamo sessiste. Quindi tramite l'hashtag, se volete farlo anche voi, Reclamera con la K, potete segnalare tutte quelle pubblicità in qualche modo sono sessiste. Quello che ci hanno detto è che non devono essere per forza sessiste dal punto di vista della donna, ma anche dell'uomo, perché può capitare, anche se ovviamente i casi sono rari, che ci siano anche degli episodi di sessismo al contrario. Segnalate. Ci sono, magari meno fastidio, ecco, esatto. Può essere. Però diciamo che anzi, non si parla di stereotipi, la pubblicità ne è strapiena, soprattutto per l'uomo non deve chiedere mai, mi viene da dire. Sì. Ad esempio, un grande stereotipo. Da meno fastidio, sì, effettivamente. Esatto, cioè, mi passa e va, diciamo, come dire. Infatti, specialmente invece sulla donna può essere una cosa. Sì, esatto, quindi se vi capita anche voi segnalate queste pubblicità, perché loro riescono a raccoglierle tramite questo hashtag e poi portano in tribunale tutte quelle aziende che hanno promosso e spesso e volentieri riescono anche a far togliere e rimuovere queste pubblicità molto fastidiose. Questo avviene perché voi siete delle ragazze comunque impegnate politicamente, cioè siete una consigliera comunale in quel di Corsico, come sta il sindaco? Il sindaco, in realtà non lo sappiamo come sta il sindaco, sono giorni in cui non si fa vedere, ha dato le sue dimissioni che in realtà sono diciamo effettive a partire dal 25 aprile, per ora non le ha ritirate, ma sappiamo che il suo interesse è quello di tornare in campo, ha anche raccolto le firme per tornare. Questa volta, chissà. Ma
insomma, sappiamo che non è la speriamo prima volta di che, no, ecco. No, non so, dice, non ce l'hai. Speriamo non ci riesca. Invece Gaia è una consigliera municipale, abbiamo avuto qua qualche giorno fa il tuo presidente nel municipio 8, una bella esperienza con il municipio, com'è? È la prima volta che bellissima. Fai un'esperienza del genere? Sì, mi sono candidata a 19 anni, adesso ne ho 22, quindi sono ormai 3 anni, è un'esperienza bellissima perché è la politica vera, secondo me. Cioè, al di là della politica nazionale, che è affascinante, interessante, molte volte avvilente. Invece la politica sul territorio ti permette di conoscere le associazioni, il mondo del terzo settore, imparare come funzionano i servizi, stare vicino ai cittadini, lavorare a progetti nuovi con i cittadini. Io mi occupo di politiche sociali, anche di pari opportunità, e devo dire, saluto Simone, che avendo anche un presidente molto bravo di 33 anni ci siamo trovati. A proposito, chiedo come sta il presidente, perché so che non stava molto bene. Presidente purtroppo ha dei problemi di schiena da diverso tempo, e però lotta insieme a noi, infatti, e non si ferma mai. È stato molto molto carino quel giorno a venire qua, aveva appena avuto un po' di problemi, sì, e sono molto contento, sì. Sono molto carino, però insomma appunto so che, quindi porta i nostri saluti al presidente, porta i nostri saluti al sindaco se lo vedi. No, spero di non dovergli portare, ecco. Dovrebbe portare i saluti, questo proprio per arrivare a dire cosa, appunto, che voi siete ragazze comunque politicamente attive, politicamente impegnate, una rarità però. O no? Beh, sicuramente sì, è una rarità. È vero, le donne in politica fanno sempre fatica ad entrare, un po' per responsabilità di tutti noi, di tutti i cittadini che vanno a votare, perché e un po' anche perché i tempi della politica, come ben Gaia sa, sono un po' difficili, perché donne in realtà, soprattutto nella fascia in cui hanno figli, lavorano, i tempi della politica non le rispettano assolutamente. Allora, diciamo che è anche un mondo in cui io, ad esempio, faccio sempre il mio caso personale, sono entrata in un circolo di partito a 16 anni del mio partito, il Partito Democratico, ma qualunque altro partito al momento a questa situazione, per lo più sono uomini, e anche se ci sono delle donne sono per lo più molto più grandi, molto più di età, quindi non è un ambiente che invoglia i giovani a venire, a rimanere. Quindi, mi sembra un problema con il suo femminile in realtà, cioè, no, sì, giovani, è un problema anche dei giovani, però comunque i dati delle giovanili rispecchiano quelli delle donne nelle istituzioni, cioè in Italia il 30% di donne nelle istituzioni, su appunto 70% uomini, 30% donne, nelle giovanili dei partiti italiani più o meno siamo lì, 30%. Il problema è un altro, però lo direi, che fatto 100 chi fa politica, i giovani sono forse meno del 30, molto meno del 30. Sì, sì, no, anche questo è vero. Allora anche il problema. Sì, tra l'altro oggi c'è però arrivato un dato positivo dall'Europa, ci hanno detto che la fiducia, perché adesso mancano 40 giorni alle elezioni europee, ci hanno detto che la fiducia dei giovani nelle istituzioni europee è la più alta, cioè rispetto alla fascia poi 35-40 e poi così via anche nella fascia 65. I giovani sognano ancora l'Europa. Esatto, i giovani hanno questa speranza nell'Europa. Il problema è sempre la partecipazione, cioè vediamo quello che è successo con la Brexit, lo diciamo sempre, se i giovani avessero partecipato al voto il risultato sarebbe stato diverso, molto diverso. Sarebbe stato per il Remain. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è anche, e di cui abbiamo parlato anche in Europa, è che secondo noi un modo efficace per coinvolgere le ragazze e i ragazzi della nostra generazione è essere in primis noi degli esempi e raccontare che la politica è anche altro, cioè che la politica è anche stare sul territorio, avere dei compagni di viaggio, condividere i sogni di cambiamento che noi abbiamo per questo paese, e che non è soltanto scandali, corruzione, litigi e così via, perché noi che siamo degli anni 90, siamo nati credo in un periodo in cui veramente la politica non era più coinvolgimento. No, lanciavano le monetine, esatto. Taxi, mentre lasciavate voi. Quindi. Esatto, quindi e questo ovviamente è difficile, la mancanza anche di esempi. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di esserlo per i nostri coetanei. Esatto. Perché la politica si può fare anche nel piccolo. Ho chiesto come sta il sindaco, ho chiesto come sta il presidente, chiedo come sta il PD. Allora, il PD sta riprendendo finalmente dopo un anno di stasi in attesa del congresso. I primi segnali sono positivi, Zingaretti è molto attivo e quindi finalmente qualcosa riprende a muoversi. Poi dal lato mio io sono contenta perché sono coordinatrice della conferenza delle donne democratiche. Zingaretti ha detto che vorrà riattivare questo importante organo e quindi si è detto subito interessato e si è detto avere a cuore il tema delle donne.
Il tema delle donne che forse torna anche importante perché insomma Milano ha una segretaria donna del Sì, partito, Silvia no? Roggiani, la nostra segretaria, è stata eletta pochi mesi fa e adesso ha iniziato il suo lavoro, un lavoro che da subito l'ha vista impegnata su tantissimi fronti e spesso la vediamo, oggi l'abbiamo vista per esempio impegnata nella presentazione dei nostri candidati alle europee che abbiamo visto sono tantissime donne. Infatti ci tengo a dirlo, 39 donne, 37 uomini candidati, tranquilli, nessuno vuole che prendiamo. Egemonia. Esatto, però comunque sono dei bei segnali e anche a Milano Metropolitana è importante avere una sensibilità forte su questo perché si parla di poi ovviamente candidare le donne in posti di responsabilità perché altrimenti è l'unica strada e quindi avere una segretaria di un partito donna. Non dovrebbe essere così, però ad oggi fa sì che ci sia più attenzione del partito su questi temi. Esatto. Tornando invece a Bruxelles, insomma, appunto, dicevate quella interessante iniziativa proposta dagli svedesi per segnalare quando la pubblicità va un po' troppo oltre. Cos'altro vi ha colpito di questa esperienza? Cos'altro vi siete portati a casa che avete voglia di condividere? Allora, noi abbiamo, per esempio, abbiamo incontrato la Premier della Romania e per noi è stato un incontro in realtà importante. Era un incontro in plenaria, quindi erano presenti tantissimi europarlamentari è stato un momento in cui lei ha raccontato tutto quello che sta facendo in Romania, cose che per noi in realtà, se ci pensiamo bene, sono abbastanza scontate. Però in un paese come la Romania, dove per tanto tempo i diritti delle donne sono rimasti in secondo piano, ha un po' risvegliato gli animi e ci ha dimostrato che si può fare tanto e anche noi possiamo fare di più, e ovviamente su temi diversi, ecco. A me una cosa che ha colpito, diciamo in modo negativo, però ci tengo a dirlo anche per suscitare magari una riflessione comune con chi ci sta guardando da casa, è questa, cioè che purtroppo in questo periodo in Italia si sta tornando molto indietro dal punto di vista dei diritti delle donne. Ci sono degli attacchi molto per noi pericolosi, c'è stato il congresso mondiale sulla famiglia in cui si è attaccato il diritto all'aborto, in cui si è criticato il divorzio, in cui comunque in generale se non si attacca una cosa che riguarda prettamente la donna come l'aborto, il senso di questi attacchi è quello di riportare un po' la donna alla posizione che aveva prima perché una donna emancipata viene un po' considerata come disturbante di un ordine sociale a cui purtroppo tanta gente vuole ritornare. E questo non sta succedendo soltanto nel nostro paese, in forme diverse sta succedendo in tantissimi paesi d'Europa. E anche quando noi crediamo che alcuni paesi siano più avanti su questo, prendiamo ad esempio la Svezia, in realtà il tasso dei femminicidi in Svezia rimane comunque ad oggi altissimo, che è una cosa che ad Eh esempio a sì, me ha infatti. colpito molto. È come se loro ci dicevano, più le donne provano ad emanciparsi, più lottano e più sono agguerrite nei confronti dei loro diritti, più si scatena un'ondata di involuzione e di voglia di, come è brutto da dire, però rimetterla al loro Beh, posto, possesso, molto ecco. probabilmente, Una no? Questa idea reazione di possesso contraria che e dice forte no, uguale. Sì, non puoi. è sempre come se noi, il mito della complementarietà, cioè è come se una donna vuole la parità, allora deve o vuole rubare qualcosa se vuoi al sesso maschile, ma Esatto. non c'entra niente, noi vogliamo poter esprimere al massimo il nostro essere donne con le sue peculiarità, ma avere semplicemente le stesse opportunità, nessuno vuole togliere niente a Infatti, quali sono nessuno. le battaglie secondo voi in questo momento da fare in Italia, a prescindere dalla difesa, no, sicuramente difesa di quello che c'è già, appunto, del 194 e tante altre che insomma, vengono comunque quasi quotidianamente attaccate. Ma invece, se dovessimo andare oltre, quali sono le nuove battaglie da fare per appunto maggiori diritti, per avere in realtà una gender equality reale? Allora, secondo me si parte sempre dal mondo del lavoro, nel senso che il femminicidio e la violenza di genere è la punta dell'iceberg di tutto ciò che sta sotto. Quindi se parlo di lavoro, parlo anche di educazione e formazione, perché le donne si specializzano di più in alcuni ambiti piuttosto che in altri, perché ci sono ancora troppe poche donne scienziate, ma soprattutto perché anche a parità di laureate poi le donne subiscono questi arresti
pesantissimi nel corso delle loro carriere, perché non riescono ad emergere come gli uomini? Io mi rifiuto di credere che siamo meno capaci, anzi, molto spesso i risultati scolastici dimostrano che lo siamo anche di più. Quindi, secondo me si parte dal mondo del lavoro, perché il lavoro è indipendenza economica, e indipendenza economica significa libertà. Le donne che spesso non riescono ad abbandonare dei partner violenti lo fanno anche per questo motivo. Basti pensare che i dati che sono usciti un articolo qualche giorno fa del Sole 24 Ore, chi è che chiede più il reddito di cittadinanza? Le donne nel Sud Italia. Però come possiamo fare ad arrivarci a quel punto? Perché insomma non esiste una legge che dice, appunto, non so, che io posso prendere 3 volte lo stipendio che prendete voi. Non c'è una legge che dice che io posso far carriera e voi no. Non ci sono, tecnicamente, diciamo, partiamo tutti in realtà dagli stessi punti di partenza. Però poi, dopo 3 passi già, le cose sappiamo che vanno diversamente, no? Prova a raccontare quell'episodio che ci ha raccontato Viotti. Sì, c'è un onorevole che abbiamo incontrato, l'onorevole Viotti, che tra l'altro è candidato, ci ha raccontato un episodio che gli hanno riportato 2 ragazzi. 2 ragazzi hanno fatto un colloquio di lavoro per la stessa posizione, e ovviamente in momenti diversi, lo stesso giorno, erano 2 amici che avevano finito l'università insieme, all'uomo è stata fatta una proposta economica di circa 200-300 euro in più, tra l'altro, 1200 euro, mentre alla donna soltanto 1000. Ecco, ci ha colpito molto il gesto che ha fatto questo ragazzo, perché ha deciso di rifiutare, o meglio, di dire al possibile datore di lavoro che lui avrebbe rifiutato se anche la ragazza non avrebbe preso la stessa quota, non gli sarebbe stata proposta la stessa quota di stipendio. Quindi, ecco, sono questi gesti importanti che qualcuno adesso fa, e noi li consideriamo delle mosche bianche, ma dovrebbero essere la normalità. Ah, cioè, la famosa lettera in bianco sta tornando, cioè invece di scomparire sta tornando. Sì, le famose. Sì, allora è difficilissimo, perché allora innanzitutto non voglio essere banale dicendo che è una questione culturale. Tantissime ragazze si sentono domandare se hanno intenzione di rimanere incinte oppure no, ed è una cosa che in realtà è illegale chiedere, perché rientra all'interno della sfera privata. Allo stesso tempo, noi magari quando chiediamo a queste donne di raccontarcelo, ovviamente sono persone che sono ancora nel mercato del lavoro, quindi ovviamente non hanno intenzione di esporsi, perché giustamente hanno anche paura di poi di non trovarlo. Poi i temi sono tantissimi: perché soltanto il 7% delle aziende italiane ha un asilo nido, e per lo più tutte le aziende che lo hanno sono multinazionali? Ci sono degli esempi bellissimi e molto virtuosi di aziende che hanno investito tanto sulle politiche attive, ad esempio lo smart working, che è una cosa che giova non soltanto alle donne ma anche agli uomini. Sì. Come funziona? Ma ci sono delle aziende che ti permettono di lavorare da casa anche tutti i giorni della settimana. Ad esempio, basta che tu lavori 8 ore dalle 8 alle 22, e questa cosa qui ha fatto notare come la produttività tra dei 8, singoli tra le 8 e le 22. Questa fa io abbiamo avuto qua Siemens Italia, ecco, esatto. Sai che stavo pensando proprio a quella, perché io le ho studiate intere parti esatto, fatti così, esattamente. Sì, sì, sì. E anche loro, tra l'altro, penso che abbiano anche un bonus per 300 euro mensili per figlio. Comunque loro sono eccezionali. Sì, se non vuoi lavorare da casa, vuoi prenderti un co-working, ti pagano parte del co-working, ad esempio. Sì, esatto. Quindi migliora la produttività dei lavoratori. E un'altra cosa che di cui hanno discusso in Europa è l'importanza di portare anche la paternità. Perché in realtà oggi in alcuni casi la paternità c'è, ma è sempre inferiore rispetto al tempo della maternità. Perché è importante questa cosa? Nel senso, vorrei dire, ma scusa, sta a casa, almeno io vado a lavorare, non sto a casa. Perché è stato dimostrato in realtà che a prescindere dal fatto che se magari la donna lavora e guadagna di più, nonostante questo, per una questione culturale è sempre la donna che rimane a casa. Cioè non si fa assolutamente una scelta economica, ma viene fatta una scelta ovviamente a livello sia perché è donna, e poi perché si pensa che la donna possa essere migliore nella cura del figlio nei primi mesi di vita. Ecco, forse portare alla parità della paternità permetterebbe di farsi una domanda in più e di fare una valutazione di tipo diverso. Il latte in polvere si vende tantissimo, quindi non è che è un problema di allattamento cose, quindi non è quello sicuramente che... Se
secondo me impone. È difficile far arrivare in Italia l'importanza, anche per questioni sicuramente economiche delle singole imprese, in un paese che è fatto di piccole e medie imprese, dire a una piccola e media impresa con i tempi che corrono investi sulle politiche di condivisione non è senz'altro una cosa semplice. Possono anche ritrovarsi d'accordo, però poi dall'essere d'accordo all'avere la possibilità di farlo, quindi sicuramente lo Stato deve investire di più da questo punto di vista e deve andare incontro alle piccole e medie imprese per permettergli questo. Pensa che ancora ad oggi noi non abbiamo un Ministero delle Pari Opportunità, e non solo non lo abbiamo, abbiamo un Dipartimento delle Pari Opportunità, ma tantissimi capitoli di spesa che dovrebbero rientrare sotto le spese di altri dipartimenti vengono invece presi dal Dipartimento Pari Opportunità. Ti faccio un esempio. Casa di reclusione di Bollate, il trattamento dei maltrattanti viene preso dai pochi soldi che ha il Dipartimento delle Pari Opportunità. Ma perché non rientra nel capitolo giustizia, nel capitolo carceri? Voglio dire, già ne abbiamo pochi, lasciateci ce li usare per politiche, per fare nuove. Effettivamente politiche di genere. So che una consigliera Arienta, ad esempio, a Milano ha fatto un ottimo lavoro sul discorso, ad esempio, sull'IVA, ad esempio, per quanto riguarda gli assorbenti. Sì. Perché è un problema abbastanza importante anche quello. Allora, faccio coming out. Sì. Io sono una delle fondatrici di Onderosa, che è l'associazione che ha proposto questa tampon tax. E infatti siamo molto grate ad Alice, perché sono tanti i comuni che si sono interessati alla nostra petizione, ma il fatto che una città come Milano abbia depositato questa mozione è molto importante. Anche l'assessorato alle politiche sociali si è interessato a questo progetto, e devo dire che questo tipo di battaglia noi la stiamo portando avanti, perché rientra proprio in quello che ci dicevamo prima. Come facciamo a capire? Spieghiamo bene qual è cosa. È una cosa che molti magari sottovalutano, non credono sia effettivamente, cioè certo. Io stesso non ho mai. Allora, in tutta Europa gli assorbenti sono tassati, assorbenti, tamponi, medicinali per le mestruazioni sono tassati intorno al 4-6%, in Italia invece sono tassati al 22%, quindi sono considerati a tutti gli effetti dei beni di lusso. Noi abbiamo lanciato una petizione come ragazze di Onderosa per far abbassare quest'IVA dal 22% al 4%. E lo abbiamo fatto perché, primo perché è una questione di giustizia, e poi anche perché può sembrare una cosa banale e diciamo non prioritaria, secondo noi è importante utilizzare questa battaglia per far capire alle giovani donne, alle giovani generazioni, guardate che le discriminazioni le vivete anche prima di scontrarvi nel mondo del lavoro, magari semplicemente prima non ve ne accorgete. Esatto, semplicemente, tra l'altro abbiamo anche visto questa cosa che le lamette da bar sono tassate al 5% mentre gli assorbenti al 22%. Beh, per me è un lusso, cosa... effettivamente. Non faccio la barba, sarebbe un lusso. No, questa è ancora peggio, questa non la sapevo. Sì, le lamette da barba. Io posso scegliere se tenermi la barba o no, nel senso, voi non vi sì. offesa, la potete scegliere se tenermi o no le mestruazioni, mi verrebbe da dire, esatto, scusate, esatto. La banalità. No, invece è perfetto, è perfetto. Cioè. Infatti la petizione si chiama Il ciclo non è un lusso, ha raggiunto ormai 220.000 firme, non è l'unica petizione su questa cosa, tra l'altro la copertura economica non sarebbe neanche importante, basterebbe semplicemente la buona volontà. Esatto. Ma sì, non è neanche così dispendiosa come manovra, dici? No. Per il governo no, perché comunque sono circa 400 milioni, che può sembrare tanto, ma vi assicuriamo che per il bilancio statale sono piccole. E poi anche qui il punto non è che noi non vogliamo pagare quei centesimi e quegli euro in più all'anno, a parte che non li paghiamo noi, ma gravano sul bilancio di tutta la famiglia. Ma l'idea è quella che ci sono. Lo Stato ha bisogno di più risorse, ha bisogno di tassare di più dei prodotti. Benissimo, tassiamo i prodotti di tutti, non tassiamo dei prodotti che sono tipicamente femminili, perché a noi pare una discriminazione. No, ma questa cosa della lamette poi veramente mi sconvolge. E sai che le lamette per donne costano di più delle lamette per uomini a parità di qualità e a parità di azienda. Questa l'avevo vista, ma so che tanti prodotti sono benissimo, quelli da uomo tanto funzionano uguali, sono la stessa cosa, sono di colore universalmente basta, ma no, però mi piacerebbe capire perché, cioè, che ragionamento c'è sotto nel fare un IVA al 5% sulle lamette da barba
roba e non su appunto, ma anche semplicemente le vostre da mettere, cioè. Vorrei capire, prima o poi cercheremo di capire anche questa cosa. Anche i pannolini sono tassati anche al 22%. Che anche lì, esatto, cioè, anche lì ci sarebbe da chiederselo. Cioè, come non mai? È che tu scegli di, cioè, esatto. Quando scegli di non farla più, diciamo, ormai il grandicello e ha capito come funziona. Quindi insomma, interessante come argomento. Ritorniamo un po' invece, visto che siamo quasi in chiusura. Allora, adesso vabbè, questa era già la seconda edizione di questo progetto a Bruxelles, giusto? O terza? Terza edizione. Ci sarà forse una quarta edizione, dicevate, sembrerebbe. Sì, esatto, sembrerebbe anche una quarta. Che cosa vi sentite di dire a chi andrà magari alla prossima edizione, appunto? Beh, innanzitutto di partecipare, nel senso che può partecipare chiunque facendo sì. Application. Ah, quindi sì, è importante, potete cercare sul sito dei socialisti democratici. Una cosa per la casta politica. Sul sito dei socialisti democratici potete trovare un forum da compilare. Sì, esiste un sito dei socialisti democratici, esatto, questo. Potete compilare un forum e fare un'application. Ovviamente vi chiederanno quali sono un po' le vostre idee, qual è il vostro impegno, perché se fate parte delle associazioni o altro, poi le domande ogni anno penso che varino in realtà. Sì, beh, credo che se siete iscritti a Casa Pound, ad esempio, potete fare la descrizione sul sito, esatto, così, esatto, così occhio. Non perdete tempo, se però è un'ottima opportunità. Verranno selezionati altre ragazze dall'Italia e da tutta Europa, quindi anche se siete in realtà in Erasmus potete partecipare e potete confrontarvi con altre ragazze. C'era anche qualche ragazzo, sì, sulle tematiche di genere. È stato anche qualche ragazzo c'era. Sì, qualcuno, sì, qualche ragazzo c'era. Qualcuno c'è. Come possiamo invece seguire l'operato del gruppo, che appunto dicevi prima, di donne del Partito Democratico? Abbiamo una pagina Facebook che è Donne Democratiche Milano Metropolitana. E se poi potete seguire le nostre attività lì, e se siete interessati o interessate a essere più attive, diciamo, e darci una mano anche concreta, ci scrivete un messaggio sulla pagina e noi in giro di poco vi rispondiamo. Invece sono un giovane, a prescindere se maschio o femmina, quello che vedo in TV ormai non mi sta più bene, tra porti chiusi e tutto il resto, come posso fare per avvicinarmi alla politica? Quali sono i primi passi da fare? Allora, in realtà secondo me il primo passo è proprio guardarsi intorno e vedere che le cose non funzionano, non vanno bene, e noi vorremmo farle diversamente. Non invitare al consiglio comunale, però, perché sono delle cose no, ecco, non andate al consiglio comunale, diciamo, venite al consiglio comunale di Corsico, che lì ci si diverte un sacco. Quindi se siete di Corsico venite in consiglio comunale, altrimenti avvicinatevi noi abbiamo una giovanile, i giovani democratici, che sono una giovanile che permette a tutti quei ragazzi, anche minorenni, a partire dall'iscrizione 16 anni, di partecipare a delle iniziative, a degli eventi che sono fatte in realtà più a misura di giovane, però si discute di tematiche politiche che riguardano sia la propria città, quindi Milano, ma se siete anche di altre città trovate i giovani democratici, ma anche d'Italia. Visto che parliamo ai giovani, allora però i giovani dicono che fare politica è una roba da sfigati, come gli rispondiamo? No, provate. No, rispondiamo che sarà pure da sfigati, però se no, poi no, è vero, però no, perché viene considerato un po' una cosa da nerd, e effettivamente lo siamo, sì. non ci nascondiamo, però vi assicuriamo che secondo noi, se non ci impegniamo oggi e non lo facciamo subito, tra qualche anno sarà soltanto responsabilità nostra, e quindi a quel punto dire non ho provato a cambiare le cose perché era da sfigati non credo che vi renderà felici. Esatto. Insomma, perfetto. Io ringrazio tantissimo Isabella Stopp e Gaia Romani. Grazie mille, ci aggiornate su tutto quello che state facendo, perché insomma siamo ben contenti di dare voce a chi fa politica, a prescindere da dove la faccia, ma se poi la fanno con il sorriso, la fanno delle giovani ragazze per cercare di migliorare le cose, insomma, non c'è motivo per non darvi parole, per non darvi voce. Grazie mille per esservi con noi oggi. Io vi ringrazio ancora per averci seguito, vi do appuntamento personalmente domani alle 12:30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Buona serata.